Presidente Guido Abbondanza dell'ABBA Pineto Volley, ci riproviamo, come si dice in questi casi. Sì, ci riproviamo, come dire, con tanto animo, tanta forza e tanta buona volontà. Diciamo. È un po' speriamo di fortuna, perché dice lo slogan, ritenta sarai più fortunato. Ma sì, speriamo con la fortuna, però io ritengo che la fortuna bisogna anche cercarsela e quindi dobbiamo anche noi come società eventualmente fare un po' di autocritica se l'anno scorso, come dire, abbiamo mancato per un soffio quello che è stato, diciamo, la promozione. Però ecco, non dimentichiamoci che l'anno scorso noi venivamo eravamo neopromosse e quindi dovevamo fare un campionato per stabilizzarci, un campionato di riposizionamento, invece poi è uscito fuori un campionato spettacolare. Però dai, ci riproviamo quest'anno. Avete una gran bella squadra, ci sono tante aspettative, naturalmente più esperta rispetto a un anno fa. Sì, anche se la squadra è molto giovane, però ci sono diversi elementi esperti, diversi elementi che possono dare quel quid in più che magari è mancato lo scorso anno. La soddisfazione è anche di rivedere una parte di pubblico, non tutta, però insomma siamo a buon punto. Questa è la cosa che ci rende più felici proprio quest'anno, perché giocare... Sorridono gli occhi. Assolutamente sì, vedere il Palavolley, non dico pieno perché la capienza pare che sia stata aumentata per adesso al 50%, ma rivedere comunque il Palavolley già al 50% con la foga e l'impeto che possono avere il popolo pinetese ci dà una gioia immensa e sicuramente ci trascinerà per risultati più importanti. Chiudiamo così, al 50% ci ha pensato qualcun altro, ci penserà sperando nel 75%. Al resto deve pensare la squadra, a trascinare il pubblico. Ma noi abbiamo lavorato quest'estate proprio perché per allestire una squadra importante. Abbiamo fatto di tutto per prendere in ogni ruolo quelle pedine che noi ritenevamo opportune che potesse completare appunto un roster di qualità. E, come dire, sulla carta ci siamo riusciti, adesso il campo lo dovrà dire.